lavandina di casa? Sì. Avrei bisogno di togliere perché... Eh sì, perché mi, non, il video non me lo fa vedere. Ok. Ciao a tutti ragazzi, aspettiamo ancora un minuto come al solito che la gente si comincia a connettere. Ciao Fabrizio, ciao Bacco, grazie mille per l'eleganza. Permette diventando un po'. No, 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 non c'è pericolo che diventi un mod, anche se io mi sono sempre definito orgogliosamente un mocker. Come gli indecisi che negli anni 60 giravano in Vespa con la banana in Inghilterra. A me piace, la mia anima è un po' suddivisa in tante cose, un po' bianca, un po' nera, un po' 60s, un po' 50s, un po' 40s. D'altro canto la musica, la cultura di un certo tipo è bella tutta, per cui va anche bene così. Ok, 8. Ciao Emilio, come andiamo? Grazie, magico. Magari fossi magico, in questo momento sarei davvero su una spiaggia a fumarmi un sigaro così e a farmi un pintone di daiquiri. Ok, iniziamo con questo ukulele dinner, è una cosa che io porto in giro da un pochetto, da un po' di tempo, da qualche anno, ed è un progetto che mi vedeva nei locali in una forma così un pochettino più conviviale, diciamo, mentre la gente mangia, io suono, racconto qualcosa, mangio un boccone, come capiterà se le ordinanze ce lo permettono, poi il 4 aprile qui ad Avigliana, dove farò una cosa simile, però più incentrata sul mio progetto di El Bastardo Outro Picker, quindi chitarra, ukulele, banjo, un po' di tutto. Questo è un progetto che mi piace portare avanti perché innanzitutto ho l'occasione di suonare i miei amati ukulele, che comunque è uno strumento che amo tantissimo e che suono da tanti anni e che ho fatto il possibile per divulgare in Italia, lo sto tuttora facendo, con i corsi gratuiti su Keystone School Ukulele Academy e i corsi in giro. È un po' perché mi piace anche avere dei momenti in cui posso comunicare delle cose, fare un po' più di cultura. Questa sera, come era il titolo dell'evento Facebook, è una sera in cui cercherò di transitarvi da New York a New Orleans all'area caraibica, Giamaica, Martinica, Trinidad e Tobago, fino ad arrivare alle Hawaii, ovviamente, che sono è la zona dove è nato realmente l'ukulele, anche se comunque da genitori europei portoghesi, che si chiamavano il machete e il rajao, per intenderci, due strumenti simili a questo, la cui unione poi generato l'ukulele, per poi arrivare nell'America più metropolitana di Las Vegas e Los Angeles. Io identifico più Las Vegas e poi vi dirò perché man mano che vi racconterò i brani. Adesso partiamo in maniera un po' strana, perché partiamo da un artista nato ad Harlem, da genitori, da madre giamaicana e da padre della Martinica. Era Harry Belafonte questo artista, nato ad Harlem, dicevo, sul finire degli anni 20, poi trasferitosi in Giamaica negli anni 30 per poi tornare a New York, studiare, partire militare e diventare famoso come il re del Calypso. Considerate che Harry Belafonte è stato un artista di caratura a livello di un Frank Sinatra, a livello di un Pat Boone, di questi personaggi qua, ha fatto una marea di film, è stata una delle grandi star della storia della musica americana. E lui era incentrato su questo aspetto più caraibico della musica, che è importantissimo, comunque un aspetto che ha influenzato tantissimo la musica americana. Questa canzone è la prima che suono di Harry Belafonte, si intitola Island in the Sun, e spero sia evocativa. Intanto vediamo se... Ciao Ilaria, ciao Elisa... Ciao Pogo, ciao Giovanni Pecchio, ciao Marzia, ogni tanto ti vediamo anche se online. Ciao. Allora, Island in the Sun.
This is my island in the sun, where my people have toiled since the time begun. I may sail on a many sea, her shores will always be home to me. Oh, my island in the sun, wheeled to me by my father's hand. Questa era Island in the Sun di Harry Belafonte, una delle canzoni non delle più famose, anche se comunque una canzone che aveva avuto le sue vendite. Ciao Antonello, ciao Alessia, ciao Cristina. Andiamo avanti con la sezione dedicata a Harry Belafonte. Dovete sapere che Harry Belafonte è stato definito il re del calipso, ma bisognerebbe sapere esattamente che cos'era il calipso. Il calipso è un genere musicale nato nell'area di Trinidad e Tobago, le colonie delle Antille francesi, se non sbaglio. Un genere abbastanza antico, se vogliamo, comunque si parla dell'Ottocento, del Settecento, ed era un genere anche molto politicizzato, perché gli abitanti della zona usavano questa musica, che era essenzialmente basata su ritmi, su percussioni, ritmi molto percussivi. C'erano le famose steel bands che si davano battaglia nelle strade di Trinidad. Poi anche questa cosa si è spostata anche in Giamaica, in tutta l'area caraibica, direi, a colpi di tamburi fatti con delle latte, di sticks. Gli sticks erano questi lignetti che si battevano, e si davano battaglia alle gang in quel modo lì, facendo musica, giocavano, diciamo così, a chi faceva più rumore. Questo è un genere musicale nato proprio in quell'area, ed è molto bello, interessante, e sarebbe bello anche poterlo riscoprire insieme anche a tanta della musica cosiddetta latinoamericana,
che comunque negli anni tra il 20 e il 60 ha detto molto e ha influenzato moltissimi grandi artisti. E questa è Jamaica Fairway. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship and when I went to Jamaica we made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I have to leave a little girl in Kingston town. Sounds of laughter everywhere and the dancing girls way to and fro. Must declare my heart is there till I've been from Maine to Mexico. Cause I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Down at the market you can hear ladies cry out while on their head they bear. A kiss all dry, some fish are nice and the room is fine any time of year. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to live a little girl in Kingston town. Sad to say I'm on my way. Be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to live with the girl in Kingston town. Down at the market you can hear ladies cry out while on their head. E questa era Jamaica Fairway, chiaramente canzone direi in qualche modo autobiografica, visto che sua madre era giamaicana, lui ha vissuto in Giamaica da ragazzo, tra l'altro arriva la fonte, è ancora fortunatamente vivo, non suona più da una decina d'anni, direi 10-15 anni, perché ormai va per i 94-95 anni, è stato tra le altre cose, oltre a un grande attore, un grande musicista, è stato ed è tuttora, per quanto può farlo direi, vista l'età, un attivista politico per i diritti delle minoranze, che è stato un attivista molto attivo, scusate il gioco di parole. Ok, tanto vediamo se si è aggiunto qualcuno. Poca gente, siete un pochettino, siete un po' molli stasera. Direi che facciamo una cosa un pochettino più intima allora. Benissimo, intanto io vedo la mia scaletta. Adesso vorrei suonarvi una canzone di un altro grandissimo artista, che è un po' una delle mie bestie nere.
perché ogni musicista ha determinate progressioni, delle cose che comunque gli vengono, o delle particolari canzoni tipicamente, che fa fatica a mettersi in testa, sulle quali fa fatica a prendere gli automatismi. Bourbon Street Parade per me è una di quelle, quindi può essere che sbagli, ma tanto siamo in salotto, chi se ne frega, io ve la canto, ve la suono lo stesso. Questa canzone è una canzone importante perché io l'ho conosciuta grazie a un'antologia di un artista pressoché sconosciuto, Papa Lemon Nash. Lemon Nash è stato un troubadour, un busker, comunque un artista di strada fondamentalmente, che ha girato per i circhi, inizialmente nei medicine show, nato a fine 800 e attivo a New Orleans, nell'area di Storyville, più o meno, durante tutta la prima metà del Novecento. Storyville era quell'area, quel quartiere di New Orleans, voluto dall'allora sindaco che si chiamava Sidney Story, se non sbaglio, infatti Storyville era proprio per, l'avevano chiamata così perché era lui ad averla creata, dove per contenere, attraverso un decreto legge cittadino, per contenere la prostituzione, l'uso di droghe, eccetera, aveva deciso di creare questa zona un pochino di tolleranza, dove ci aveva buttato tutta, diciamo così, il marcio, se vogliamo, e che potesse essere più facilmente controllata dalla polizia. Ovviamente, come potete immaginare, dove c'è questo genere di attività ludico-aggregative, tipo la prostituzione, la droga e l'alcol, c'è grande fermento a livello di locali, a livello di musicisti che trovano lavoro, perché ovviamente la gente va nei locali, vuole bere, vuole sentire cose, i locali hanno soldi, possono pagare i musicisti e via dicendo e via dicendo. Tant'è vero che quella zona, quella di Bourbon Street, che tra l'altro è una delle zone, se non sbaglio, interessate alla sfilata del Mardi Gras, quella del Martedì Grasso di New Orleans, quando poi sono state chiuse, non mi ricordo più in che periodo, però si parla di sempre di epoche anni 30, 40 così, avevano generato una migrazione dei musicisti verso le aree metropolitane più a nord, Chicago, New York e via dicendo, perché lì ovviamente non aveva più da lavorare. Comunque, Lemon Nash ha lasciato un documento, un disco, che un giornalista, del quale io ho anche il nome, perché mi son scritto un po' di cose per potervele dire, giornalista Grazia, non c'è scritto, non me lo ricordo, non arrivo a leggere fin qua. Comunque, eccolo qua, un folclorista, diciamo uno studioso di folklore americano, in quel caso tale Richard Allen e Eric Oster, sono riusciti, chiaramente si parla degli anni 50, sono riusciti a riprenderlo, a registrarlo in un disco dove fa un po' di intervista, suona un po' di brani, tutti all'ukulele, col suo stile particolare, la sua voce particolare, molto bello, molto interessante. Io ve lo consiglio, Lemon Nash, Papa Lemon Nash, se qualcuno vuole comprarsi i dischi, non credo che si trovi quel disco lì in giro, si trova in digitale, su iTunes, Amazon e via dicendo. Ok? E questo è Bourbon Street Parade. Thank you.
questa era Bourbon Street Parade di Lemon Nash. Grazie mille, vediamo chi è arrivato. Ciao Chiara, ciao Novella, ciao Ermanno. Ermanno, quanto tempo che non ti vedo e non ti sento. Spero che tutto vada bene. Ciao Bruno, ciao Alp King, ciao Matteo. Ok, benissimo, passiamo oltre. Dopo questa piccola escursione avrete notato che siamo passati dalla Giamaica, dall'area caraibica, ci siamo trasferiti a New Orleans, e questo passaggio l'ho fatto proprio così per un motivo, proprio per sottolineare come la musica di New Orleans, che è stata una, New Orleans è stata il crogiuolo dove è nata una marea di musica americana, non a caso il jazz è nato lì, il primo blues, pare che dicono che il primo brano di blues registrato sia stato registrato lì, è comunque un'area, era un'area ricca, un'area eterogenea, era una zona francese, ricordiamoci che l'area di New Orleans, non mi ricordo più lo stato dove c'è New Orleans, la Louisiana, scusate, era francese, poi nel Settecento era stata venduta agli americani. Quindi c'erano francesi, c'erano creoli, c'erano italiani, tantissimi, e ovviamente essendo una zona sulle coste, c'era, oltretutto che dava verso i Caraibi, dava verso tutta un'area dove gli scambi commerciali erano con gli Stati Uniti erano estesissimi. Per cui da lì c'era stata tutta una fusione di genere musicale con quelli folcloristici europei, quelli afroamericani, quelli caraibici, quelli anche un po' più bianchi, se vogliamo, perché comunque c'erano immigrati di tutte le etnie. Però la componente afroamericana era molto forte, infatti non a caso, come dicevamo, è lì che è nato il primo jazz, il primo hot jazz, con Kid Ory, Louis Armstrong, i personaggi di questo genere, e quindi mi piaceva fare questo passaggio inverso, cioè dall'area caraibica navigare fino a New Orleans per arrivare a questo. Adesso vi suonerò, benissimo, un'altra canzone che a me piace tantissimo, visto che ho parlato di Louis Armstrong. Una canzone che piace tantissimo, se la trovo ovviamente, ok, vediamo se nel frattempo si è collegato Andrea, perché è un mio allievo che ha molto a cuore questa canzone. Non c'è Andrea Loreni, ma arriverà, ok. Dicevamo, Louis Armstrong, uno dei più grandi rappresentanti della musica di New Orleans, trombettista autodidatta che ha scritto pagine di musica di tutto il secolo XX, diciamo. Questa è una canzone che aveva scritto, che aveva performato con gli Islanders, scusate, i Polynesians, che erano un gruppo di musica hawaiana, comunque di musica, diciamo così, esotica, come viene definita. Ciao Stefania, che era proprio caratteristica del periodo della prima metà del Novecento degli Stati Uniti, dal 1920 al 1940. Dovete sapere che in America era prima esplosa questa Hawaiian craze, cioè tutto quello che era hawaiano era bello, e le Hawaii erano un forte desiderio nel cuore di tutti gli americani, a livello di cultura, a livello di... scusate. C'è di buono che posso starnutire anche sulla camera, tanto non vi attacco il coronavirus, che non ho peraltro. Dicevamo, c'era questa Hawaiian craze che poi era mutuata anche durante gli anni 20 nella ukulele craze. Questo strumento, e questo in particolare è un meraviglioso Martin 3K, stile 3, il modello numero 3, tutto in legno di koa, che è praticamente il figlio del Sacro Graal. Il Sacro Graal tra gli ukulelisti è il Martin 5K, un ukulele tra i più rifiniti, i più belli in assoluto, che costa un'ira di Dio, costa $6,000, strumento della Madonna, io ho avuto occasione per fortuna di provarne alcuni, tutti bellissimi. Questa è la versione un po' più risparmiosa, che non è grandemente rifinita, con tutti gli intarsi, in Avalon, eccetera, eccetera. Ok, stavamo dicendo... appunto c'era questa Hawaiian craze, e dovete sapere che quegli anni sono stati fortemente caratterizzati dall'ukulele. Tantissima musica che ascoltate di quegli anni, di early jazz, di hot jazz,
anche di pop, se vogliamo, l'allora popular music, che si poteva considerare personaggi come Ukulele Ike, Royce Mack, personaggi di questo, o Mei Shin Gibran, addirittura anche un po' prima del 920 in quel caso, era fortemente caratterizzata dall'ukulele. Tutti i grandi crooners, tantissimi grandi artisti, tra cui Frank Sinatra, per esempio, all'inizio della sua carriera, era solito, narra la leggenda, era solito a Hoboken, dove abitava lui, dove era nato, vicino a Brooklyn, tediare tutto il vicinato provandosi le canzoni che avrebbe suonato la sera con l'orchestra, mi viene in mente Pat Boone, ma non era Pat Boone, chiedo scusa, ve lo dirò, l'orchestra di un altro famosissimo crooner dell'epoca, provandosi pezzi con l'ukulele e infastidendo tutto il vicinato. Ok, torniamo a Louis Armstrong, questo è Coconut Island, dicevamo appunto con i Polynesians, c'erano tante band in quegli anni che si rifacevano all'immaginario hawaiano e caraibico, perché appunto c'era stata questa esplosione dell'interesse innanzitutto nei luoghi, quindi le vacanze e tutto il resto, e poi anche nella cultura, che infatti in quegli anni si era abbastanza edulcorata per diventare più commerciale, per piacere di più ai turisti. Questi Islanders erano uno dei tanti gruppi, come tanti gruppi come Sonny Cunha, Gus Kahn, Sol Hoopy, uno dei grandi masters of Hawaiian guitar, si erano anche trasferiti in America, perché ovviamente lì potevano stare in tour magari per un anno o due, a differenza della Hawaii, che erano più piccole, quindi avevano occasione e si spostavano. Ok, questa è Coconut Island. Days and never
ships go sailing by. On a coconut island, I'd love to be a castaway with you. On a coconut island, where we could make our dreams come true. On a Coconut Island, Louis Armstrong and the Polynesians. Ciao Stefania! Grazie. Allora, passiamo oltre. E adesso, dopo avervi suonato una cosa a metà tra il trasognato isolano, quindi che evocava in qualche modo le atmosfere hawaiane, le atmosfere caraibiche, ma comunque era una cosa fondamentalmente metropolitana, come era del resto Louis Armstrong, poi appena diventato Louis Armstrong, passiamo letteralmente più sulle isole, e passiamo alle Hawaii a questo punto, con qualche canzone che vi racconterò. Questa, per esempio, è una canzone molto interessante per alcuni motivi. Il primo è che la suonerò con un altro ukulele che vi ho già presentato la settimana scorsa. Questo qua è un ukulele National Tri-Olean. Gli strumenti resofonici, come vi avevo detto l'altra volta, corpo in acciaio o in ottone, per esempio, come nel caso dello Style O, diffusione del suono attraverso un risuonatore in alluminio, proprio un cono come quello di uno stereo, e sono strumenti che avevano caratterizzato tantissimo la musica, la Hawaiian swing dell'epoca, e anche il folklore hawaiano, se vogliamo, a partire dagli anni 20, il decennio in cui sono stati inventati e commercializzati dai fratelli Dopiero. Ok, questa canzone si intitola Hukilau Song ed è una canzone importante perché Hukilau è una tecnica di pesca tradizionale hawaiana, a strascico praticamente, no? E i momenti in cui tutti gli uomini andavano a fare questo Hukilau a pescare erano momenti di festa in cui poi sulla spiaggia ci si ritrovava e si mangiava il pesce che veniva pescato, no? Tra cui il poi, per esempio, e facevano questi, diciamo così, l'equivalente dei nostri barbecue sulla spiaggia, no? Per intenderci, che erano chiamati il Luau, è vero. I Big Luau erano questi ritrovi dove c'era anche intrattenimento e la gente si divertiva in questo modo. Per cui la definizione di Hukilau è diventata importante quando un artista, che ho anche scritto, chi l'ha scritta? Un compositore abbastanza famoso, se non sbaglio era Gus Kahn, quello che vi ho... ah no, Jack Owens, esatto, che ha scritto alla fine degli anni 40, dopo essere stato a uno di questi grandi luau, dopo aver assistito a questa pesca con le reti. C'è anche da dire che a Lahia, che è una zona dove c'è la baia di Lahia, c'è proprio Hukilau Beach, che ha preso il nome da questa tecnica. E questa è Hukilau Song. Everybody loves a hukilau, where the lau lau is the cow cow and the big luau. We throw our nets
wonderful day for fishing. The whole Hawaiian way, all the hookilau nets are swishing down the whole Lahia Bay. Oh, we're going to a hookilau, a hooky, 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 hookilau. Everybody loves a hookilau, where the laula is the kauka and the bigelau. We throw our nets right into the sea, and all the ama ama come swimming to me. Oh, we're going to a hookilau, a hooky, 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 hookilau. Hookilau song per voi. Ciao Alessia, ciao Luca. Ciao Stefano, quanti miei vecchi allievi, sono veramente felice di sapere che siete qui in questo momento. Mi fa molto piacere. Allora, siamo passati, dicevamo, spero che si senta tutto bene, che si veda tutto bene, che non ci siano... Paola Ronci, ciao! Intanto se riesco a prendere la scaletta che si è incollata su un tavolo, benissimo. Sono già le 10:10, quindi fra un pochino arriverà anche un ospite inatteso e soprattutto chissà chi sarà l'ospite. Ok, Hookilau Song. Adesso andiamo avanti con la sezione hawaiana, ricordandoci che l'ukulele è proprio nato alle Hawaii, a fine dell'Ottocento. La data più o meno mi pare è l'876, a gennaio 876, quando Ravenscraig, arrivato al porto di Honolulu con tanti immigrati dall'Europa, all'epoca c'erano forti scambi, le Hawaii erano ancora inglesi, e la traversata era lunga perché non c'era ancora lo Stretto di Panama, per cui circumnavigavano la Terra del Fuoco e risalivano poi lungo l'America Latina, arrivando poi fino alle Hawaii. Era roba di mesi. Arrivano questi immigrati e tra di loro c'erano tali Alberto Nuenes, José de Espírito Santo o Joao, non si sa bene, e Manuel Díaz. Tre personaggi che lavoravano il legno, già all'isola di Madeira erano conosciuti per questo, e hanno avuto, dopo un po' di tempo che erano a Honolulu, perché considerate che gli immigrati all'epoca avevano il viaggio, venivano mantenuti per il viaggio e loro in cambio firmavano un contratto per il quale per un anno poi avrebbero lavorato nelle piantagioni di cocco, di legna o di caffè alle Hawaii per ripagarsi il viaggio. Come dicevo prima, considerate che il viaggio dall'Europa alle Hawaii era un viaggio di mesi, quindi comunque un armatore doveva mantenere la gente per dei mesi sulle barche, per cui è ovvio che il viaggio costasse molto in questo caso. E questi personaggi, dopo aver visto che gli strumenti come il machete e il machete non era quello con cui Suarto faceva tagliare la testa ai ribelli ad Haiti, per intenderci. Tra l'altro, tanto per dire una notizia, il luogotenente di Suarto, mandante diretto di oltre 10.000 omicidi, ancora negli ultimi anni viveva tranquillamente sotto protezione dell'FBI in un attico a Manhattan, quindi comunque questo è un altro discorso. Dicevamo, il machete era una sorta di chitarrino come questo, come l'ukulele che abbiamo visto prima, il Martin 3K, ok? Ha quattro corde di queste dimensioni, ma con una cordatura decisamente meno amichevole rispetto a quella dell'ukulele. Il rajah invece era uno strumento simile, un po' più grosso, con cinque corde, la cui accordatura, tolta una corda, tolto il re, che era la corda più bassa qua sopra,
e poi tolto il re e quella accordatura lì montata sul macete, diciamo così, fondamentalmente in soldoni, aveva dato origine a questo strumentino, a questo chitarrino che è poi stato chiamato ukulele, la pulce che salta, da uku che salta, lehle pulce. Una delle leggende narra appunto che si chiama così per quel motivo, originando l'ukulele, che è diventato subito uno strumento amatissimo alle Hawaii, addirittura dai regni antichi. King Kalakaua è stato uno dei grandi autori di musica per ukulele, è stato il fondatore della Royal Hawaiian Orchestra già sul finire dell'Ottocento. Da lì poi, quando nel Novecento le Hawaii sono diventate americane, con un trattato simile a quello che hanno fatto i francesi per la Louisiana nel Settecento, fine Settecento, ovviamente gli scambi sono iniziati con gli Stati Uniti, con la cosiddetta mainland, cosa è successo? La cultura chiaramente si è trasferita, c'è stato molto più scambio culturale anche tra gli Stati Uniti e le Hawaii, che era diventata a quel punto il 51esimo stato americano, se non sbaglio, dovrebbe essere già il 51esimo. Comunque, veniamo a noi. Adesso vi suonerò una canzone che si intitola My Little Grass Shack. Questa canzone ha anche una piccola... Eccola qua. Vediamo un po'. Ok. È anche importante perché era una delle canzoni definite Hapaoli, e cioè chi erano gli Aoli? Gli Aoli era la definizione che i nativi delle Hawaii davano agli immigrati, soprattutto gli immigrati tedeschi, se ben ricordo. È un po' come il nostro terrone o il nostro polentone, no, per intenderci. Era un termine discretamente dispregiativo all'epoca. Le Hapaoli Songs erano le canzoni commerciali, diciamo, all'epoca, che appunto nel 30, al 40 così, qualcuno aveva iniziato a scrivere proprio per strizzare l'occhio alle vendite, facendo queste canzoni dove c'era il testo fondamentalmente scritto in inglese e americano, ma con dei richiami anche alle parole hawaiane, come per esempio un altro esempio di Hapaoli Song è Ukilau Song, dove ci sono Kau Kau, Big Luau, Ukilau, ci sono tutte delle parole che hanno a che fare col linguaggio più specifico dei nativi delle Hawaii. Era interessante anche questa cosa qua. Ok, questa canzone si intitola My Little Grass Shack. Tanto vediamo che c'è... Oh, la Marocco! Ciao Marocco! Ti vediamo, ogni tanto compari! Eccoci qua. Allora, torniamo a noi. I won't go back to my little grass shack in Kalakaua, Hawaii. I wanna be with all the Kanis and Wahinis that I used to know long ago. I can hear the old guitars a-playing on the beach at Hola Nau Nau. I can hear the old Hawaiian saying, come on, mahino kawaii kahale wela kauhau. It won't be long till my ship will be sailing back to Kona. A grand old place that's always fair to see. You're telling me I'm just a little Hawaiian and a homesick homeboy. Little grass shack in Kalakaua, Hawaii, where the humurumuruku apahua goes swimming by.
My Little Grass Shack. Oh, è saltato tutto. Qua continua a vedersi. Sì? Sì. Qua da me no. Ok. Non so se la diretta sta continuando, perché nel mio monitor si è fermata, ma magari è solo un problema di monitor mio, quindi io vado avanti. E a questo punto vi suonerei ancora, anzi vi dirò, visto l'orario, io chiamerei l'ospite a questo punto, che stava arrivando in macchina da New York e quindi ci metterà un attimo a... Eccola qua, la terribile. Allora, aspetta. Qua, occhio. Io intanto cambio strumento. Dov'è la telecamera? Telecamera è questa qui. Speriamo che la diretta stia continuando, perché qua non mi dà dirette. Probabilmente sta ricaricando. Ok. La prossima canzone si intitola Princess Pupuli e Splendid Papaya. Canzone scritta negli anni 30, che dovrei avere qua da qualche parte. Sto pensando, prendo il mio cellulare per controllare se siamo in diretta oppure no. No, andiamo avanti, tanto... Così sulla fiducia. Andiamo avanti sulla fiducia. Vabbè. Ok, benissimo. Pronta? Pronta. 1, 2, 3 The Princess Pupuli has a planet papaya. She loves to give it away. But all of the neighbor they say, oh Mia, oh Maya, you really should try a little piece of the Princess Pupuli's papaya. Zazza, zazza, zizza, zazza, zay. The Princess Pupuli, not truly unruly, to pass out papaya each day. But all of the neighbor they say, I bet she makes it the root, but she holds on the root, and so she has the root and the fruit to boot. Zazza, zazza, zizza, zazza, zay. One bright Sunday afternoon, it was feeling her papaya grow. I reached out the gate, and now I'm too late, because my over light I've been drove. So let me be a warning, go early in the morning, it's true, never rue the day. I thought the Princess Pupuli has plenty papaya, she loves to give it away. Papaya, she loves to give it away. Terribile, ha prestato la sua formidabile voce a questa canzone. Ok, questa era Princess Pupuli e Splendid Papaya, canzone chiaramente a doppio senso, no? La principessa Pupuli ha piantato la papaya, in pratica questa famigerata, questa fantomatica principessa sarebbe stata piena di papaya e avrebbe avuto il piacere di darla a tutti, tanto che si formava la coda fuori da casa sua, suo appuntamento, proprio per andare a comprare la papaya. Ok? Benissimo.
benissimo. Bene, io torno. Salutiamo la terra di che torna a controllare. Di là. Torna a controllare. Torna alla Wai. Se la diretta sta ancora funzionando. Perché qua da me non dà ancora diretta, ma magari si è piantato. Però noi andiamo avanti tranquillamente. Tanto anche se non mi vedo nel monitor è meglio. Benissimo. Siamo chiaramente sul finire di questo programma, di questa puntata di racconti dalla reclusione, sottotitolo Finché c'è banda, c'è speranza, ragazzi. Ringraziamo che una volta tanto avere internet, avere Facebook, avere Instagram, avere Skype, avere WhatsApp, avere tutte queste cose, se nella vita normale sono un discreto rompimento di coglioni, diciamo, in questi casi invece ci aiutano a fare qualcosa per stare insieme, per divertirci, facendo qualcosa che non sia buttarci davanti alla televisione o davanti alla PlayStation, per intenderci. Ok? Benissimo. Stiamo di nuovo navigando dalle Hawaii, a questo punto, di nuovo verso il continente, dove a questo punto possiamo ancora suonare una canzone che a me è molto cara per molti motivi. Ho definito nella descrizione dell'evento, ho messo viaggio tra New Orleans, Las Vegas. Perché Las Vegas? Che voi direte, cosa c'entra questa canzone con Las Vegas? Adesso vi dico il perché. Ok, la canzone si intitola Moon River, che è una canzone scritta da Harry Mancini appositamente per la colonna sonora del film Colazione da Tiffany. Tra l'altro, canzone scritta pensando proprio alla voce di Audrey Hepburn, che l'avrebbe poi cantata. Versione, tra l'altro, trasognata, bellissima. Io ce l'ho particolarmente cara e ho accennato a Las Vegas per un motivo. Perché io amo tantissimo una delle tante versioni che ha fatto Frank Sinatra, un artista che io amo alla follia, per me è uno dei tre artisti che porterei sull'isola deserta, con tutti, magari non lui, che anche se non ce l'ho sull'isola deserta, però tutti i dischi mi farebbe piacere. Las Vegas perché? Las Vegas era un pochettino il quartier generale, la base operativa di Frank Sinatra e del Rat Pack, questo gruppo di artisti famosi di cui Sinatra faceva parte. Inizialmente era un piccolo collettivo, diciamo, di artisti che più che altro si dedicavano a bagordi e non è che facessero chissà che. Però erano tutti questi personaggi famosi come Humphrey Bogart, Lauren Bacall, e poi più avanti Dean Martin, Sammy Davis e questa gente qua, che si dedicavano a bagordi. E si chiama Rat Pack proprio perché durante i primi anni 50, alla fine di una 4 giorni di follia, proprio Lauren Bacall, se non sbaglio, aveva guardato gli ultimi rimasti e aveva detto: eccoli qua, un gruppo, un branco di topi morti, no? Un po' come noi chiamiamo i ciuchi che ti rimangono in casa la sera e non se ne vanno più, le foglie secche, no? E diciamo era quella più o meno l'accezione. Da lì la definizione di Rat Pack. Poi morto Humphrey Bogart, chiaramente c'è stato un momento in cui questo gruppo si è un pochettino, si è un po' scombinato, e ha ripreso poi questa definizione proprio Frank Sinatra, che era comunque membro del primo Rat Pack, quando ha cominciato a fare le sue serate, le sue notti pazze, insieme a Dean Martin, a Sammy Davis Jr. e a, non mi ricordo mai il nome, un altro grande artista, che tra l'altro era cognato di Kennedy, e pare... Ah, nel primo Rat Pack è vero, c'era anche David Niven, la moglie di David Niven, grande artista inglese, Spencer Tracy, un altro grande artista, Pete Lawford, se non sbaglio, o Joey Bishop, forse era Joey Bishop. Joey Bishop, che tra l'altro, se non sbaglio, era lui, il cugino cognato di John Kennedy, e tra l'altro una delle teorie complottistiche più diffuse sulla morte di Marilyn dice che sembrerebbe essere stato lui insieme a Kennedy ad ammazzare Marilyn e a farla trovare morta. Poi ovviamente con l'aiuto di CIA, FBI e tutti i servizi segreti americani avevano occultato la cosa. Questa cosa aveva fatto impazzire di dolore Anne Margaret, che era una grandissima amica di Marilyn Monroe, e tra l'altro altra leggenda narra che sia lei che la Monroe fossero due agenti del KGB.
Riguardo a Margaret, pare che questa cosa abbia negli ultimi nell'ultimo decennio abbia cominciato a essere, non dico appurata ufficialmente, però ci sono forti sospetti che effettivamente facesse parte dei servizi segreti sovietici. Comunque, veniamo a noi. Questa canzone è Moon River. Io appunto ho parlato di Las Vegas proprio perché il Rat Pack, poi Las Vegas era uno dei punti dove il Rat Pack, che tra l'altro era anche alla fine un gruppo grandi cantanti che si esibivano, faceva degli spettacoli eccezionali, oltre a devastare le camere d'albergo e a bere fiumi di whisky, a pippare quintali di coca su poco. Ok, e io ve la farò in versione strumentale come ultima canzone. Questa era Moon River, l'ultima canzone con cui abbiamo concluso questo piccolo viaggio che dalla Giamaica, da Trinidad e Tobago, ci ha portato a New Orleans, a New York, per poi andare ad Hawaii e tornare sul territorio americano, sulla costa ovest e il sud-ovest degli Stati Uniti, fino a Las Vegas, dove abbiamo concluso questo viaggio. Io purtroppo mi scuso se qualcuno ha ancora scritto cose, ma non sto leggendo perché sul mio monitor non vedo più i commenti perché si vede che si è piantata la connessione sul computer, quindi spero di non aver tralasciato nessuno coi saluti, vi ringrazio molto, spero di avervi così incuriosito un pochettino riguardo lo strumento e concludo anche consigliandovi delle letture, visto che ci sono, una per esempio è questa, Ukulele, The Visual History, scritto da Jim Beloff, che è stato uno dei grandissimi, e tuttora un grandissimo ukulelista, molto dolce, molto sofisticato, che ha pubblicato una marea di libri, di metodi, e ha dato un grande impulso allo strumento a partire dagli anni 90. Questo è un libro che parla più della storia dal punto di vista iconografico dell'ukulele, diciamo, molto interessante e bello. E lo trovate, ovviamente lo trovate in internet, in Italia non so neanche cosa sia fondamentalmente. Un altro libro interessante, per chi volesse approfondire, diciamo che, in linea di massima, se volete approfondire, se vi iscrivete ai miei corsi, sono più contento. Perché comunque l'affitto lo dobbiamo pagare.
Però è anche la possibilità di comprarsi dei libri. Questo per esempio è un libro, Ukulele History, che parla proprio della storia dell'ukulele, partendo addirittura dalla storia dell'isola di Madeira, che è, diciamo così, un pochettino il luogo di partenza dell'ukulele. Quindi è molto interessante, perché non parla solo di ukulele, ma parla anche di storia, diciamo così, dell'area atlantica e pacifica poi dall'Ottocento in poi. Un ultimo libro che vi consiglio è questo, che è un libro dedicato agli ukulele Martin. Dovete sapere che la Martin Guitars, nata nel 1833 a Chicago, se non sbaglio a New York, non mi ricordo più, è il più antico produttore industriale di chitarre, uno dei più blasonati tuttora. Martin Guitars è sinonimo di grandissime chitarre, grandissimi ukulele, grandissimi strumenti. E questo libro parla proprio degli ukulele Martin fin dal primo che hanno fatto nel Novecento, fino ai giorni nostri, e racconta come spesso questo piccolo strumento è stato quello che ha salvato letteralmente le finanze della Martin. Nei periodi in cui la chitarra stava un pochettino calando nell'interesse degli americani, paradossalmente erano anni in cui invece di ukulele ne vendevano tantissimi. È molto interessante per vedere i vari modelli, che comunque sono Martin Guitars insieme a National, l'ukulele, quello che ha fatto gli ukulele come quello che avete visto qua. Per esempio questo qua, questo è un National, sono state i due produttori di ukulele che hanno letteralmente fatto la storia, insieme, vabbè, ovviamente a Nunes, a Diaz e ai grandi produttori, ai grandi liutai havaiani, che sono sempre rimasti un pochettino più di nicchia, se vogliamo. Comunque, per intenderci, quando si parla di ukulele ci immaginiamo tutti questo, che Marilyn aveva in mano tutto verniciato di bianco nel film Some Like It Hot, A Qualcuno Piace Caldo, con Jack Lemmon e Walter Matthau. Con Jack Lemmon e Walter Matthau, sì, oltre a Marilyn. Queste sono tre letture che io consiglio a tutti gli interessati. Chi volesse approfondire può venire a farlo da me o da qualche altra parte, meglio se venite da me, comunque. Vi ringrazio, vi do appuntamento a una prossima puntata di Finché c'è banda c'è speranza, sperando appunto che ci sia banda, per fare un gioco di parole. Grazie a tutti, e spero vi siate divertiti, arrivederci, alla prossima!